buono veramente. Ciao, poi vi faccio vedere come si fa questo piatto. Oggi vi presento un piatto degli anni 80 che anche oggi è molto diffuso, il vitel tonné. Io lo chiamo tonné perché al posto della vitella a me piace usare l'arista di maiale perché è un pochino più saporita. Questa è l'arista che cuociamo piano piano con del rosmarino, olio, sale e pepe bagnata con il vino bianco. Poi per fare la salsa tonnata usiamo delle acciughe sfilettate, si può usare anche la pasta di acciughe, il tonno, i capperi e la maionese. Per la maionese potete andare sul mio canale e vedere la ricetta che ho già fatto. Una cosa importante è massaggiare la carne con sale e pepe prima di cuocerla. Mi raccomando, si deve, come dico io, si deve sentire la carne, il sale e il pepe tutto insieme. Ci sono vari tipi di cottura. C'è chi la fa bollire, chi la cuoce a bassa temperatura. Io preferisco cuocerla al tegame. Mettere dell'olio extravergine di oliva e farlo scaldare a fuoco vivo, farlo rosolare circa un minuto e mezzo, due massimo. Quando è ben rosolato, bagno il tutto con il vino bianco e lo lascio evaporare. Ed ora, dopo aver coperto il tegame, si lascia cuocere per circa 30 minuti. Però la cottura dipende anche dalla grandezza del pezzo, quindi più grande è, più tempo ci vuole. L'importante è che non sia troppo cotto, perché questa carne, sia di maiale che di vitella, deve essere al punto giusto. Iniziamo a preparare la salsa tonnata. In un frullatore mettere capperi, due filetti d'acciuga, un etto di tonno e un bicchierino di vino bianco e frullate ben bene il tutto. Deve rimanere una cosa liscia e omogenea. A questo punto amalgamare bene bene la maionese con la salsa di tonno ed è tutto pronto. Mentre aspetto di preparare questo splendido piatto, vi volevo raccontare la storia della parola arista. Arista si dice quasi solo in Toscana o a Firenze. È la lombata di maiale cotta arrosto. Ne parla l'Artusi nel 1430, quando c'era il concilio a Firenze. Alcuni vescovi greci, assaggiando questo piatto, dissero aristos, che vuol dire in greco migliore. Però già nel 1305 Giordano da Pisa ne parla già nel Quaresimale. A questo punto non so quale sia la verità. Tagliare la carne sottile e adagiarla nei piatti di portata. Dopodiché stendere la salsa che è stata preparata e guarnire con dei capperi. È veramente un piatto squisito, un piatto estivo. Ed eccoci di fronte a un vero piatto estivo. Che bellezza! Viene veramente voglia di mangiare. Con questo caldo, fuori c'è quasi 40 gradi, meglio di questo non c'è. Assaggiamo com'è venuto, vieni. Mmm!
buono, veramente appetitoso.